Videotop, con grande piacere abbiamo con noi Azzurra. Ciao, benvenuta. Ciao, ciao a tutti e grazie per avermi invitato. Hai 19 anni, tu sei ancora in quell'età dove una signorina, una signora, insomma, si può dire l'età senza problemi perché crea solo invidia, altro no. Vero. Quindi è il tuo esordio questo, dico bene. Sì, esatto, è la mia prima canzone, scritta con Vin Camporeale e ovviamente prodotta dalla Stay Record su Edizioni Nomadi, e ringrazio tutti. Bravissima, hai dato le specifiche, così almeno da quel punto di vista sei a posto. Nessuno ti può dire discografica, ma non hai citato che sei a posto. Beh, mi piaceva capire come sei arrivata a questo esordio discografico, come ti sei affacciata alla musica, a questa passione, immagino. Allora, vabbè, cantare canto da quando sono molto piccola, ovviamente, però prendere lezioni di canto ho iniziato da qualche anno, non è da tanto. E ho avuto l'opportunità di incontrare Vin l'anno scorso al Trofeo Nilla Pizzi. E niente, abbiamo iniziato, mi ha proposto di fare delle cover della mia cantante preferita, quindi ho iniziato con delle cover di Ariana Grande e poi abbiamo deciso di lavorare alla prima canzone, E quando la passione ti ha diciamo suggerito di fare un salto oltre per andare a studiare, a crearti un eventuale futuro nel mondo della musica? Quando hai sentito il momento e hai detto ci devo provare? Diciamo, ovviamente, dato che ero molto piccola, comunque ero una bambina, quando ho iniziato a cantare, anche se non a studiare, è stato molto un vedere serie TV, Ah, forse serie ok. TV legate al canto, e ho pensato magari un giorno vorrei esserci io lì, ecco. Quante ore hai fatto in cameretta con le basi su YouTube? Dimmi. tante. E se c'è melodia tutto diventa energia, la vita non è mai un errore, ballo, rido, canto, amo. E dove le parole falliscono la musica parla, basta solo ascoltarla. Partire con la pioggia aspettando che finisca, sfogliare pagine senza guardare, leggere ad occhi chiusi, believe, dream and dare in mood senza il the end, il libro che voglio leggere. Penso che più che altro prima c'erano solo i talenti, ecco, c'erano quelli che sfondavano, tutti solo talenti, che ora è molto da una parte più facile, ovviamente, infatti, grazie a tutte queste tecnologie. Poi comunque la scalata è difficile sempre, devi sempre avere talento per arrivare alla Esatto, scalata. perché ci vogliono due componenti, una è la T di talento, l'altra la F di fortuna o la C di qualcosa, insomma, basta scegliere, perché anche quella componente è fondamentale, però è chiaro che se uno ha il talento prima o poi riesce ad emergere, no? Fermo restando che ci sono tutte le Assolutamente. componenti intorno. Tu, oltretutto, al di là dell'iniziare a cantare così giovane, hai anche scritto il testo di questo tuo primo singolo, no? Sì, insieme proprio al mio produttore, e diciamo però che l'idea è nata semplicemente, stavo pensando a chi avrei voluto dedicare la mia prima canzone, ecco, e ho pensato a chi se non alla musica, che è ben appunto la mia più grande passione, ecco. Mi sembra un'ottima partenza. Il video è stato realizzato in una parte particolarmente nuova e accattivante di Milano, che è la zona City Life, ma no? Come mai avete scelto questa location? Diciamo che è stato più che altro per, ad esempio, i palazzi che si stagliano verso il cielo, è diciamo quello che vorrei far arrivare, dove vorrei far arrivare la mia musica, ecco. Hai parlato a proposito di tua musica, di una grande passione nei confronti di Ariana Grande. Hai altri punti di riferimento, non solo come personaggio, ma anche come generi musicali? Io amo tutti i generi musicali, non ne ho uno preferito. E diciamo che infatti spazio molto, amo anche la musica italiana e amo un grande cantautore che ormai se n'è andato, che è Lucio Battisti. Eh beh. Però comunque diciamo che mi piacciono tutti, non ho in realtà un vero esempio, solo un unico esempio da seguire, E ecco. adesso è il titolo di questo tuo primo singolo. Cosa succede? Adesso l'abbiamo capito, ma dopo? E dopo, sì, allora, adesso stiamo pensando a un reggaeton per Ah, wow. quest'estate.
giusto per stare in tema, che fa molto estate, già il reggaeton è il sinonimo è estate proprio, quindi esatto. Siete sul pezzo, come si dice. E allora non possiamo far altro che farti un grandissimo in bocca al lupo, e poi balleremo sulle note anche del prossimo singolo, ma soprattutto ci gustiamo questo intitolato adesso. È stato un piacere, Azzurra, in bocca al lupo. Grazie mille, grazie. Ciao.